Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa dal 1999 e chiunque volesse può venirmi a trovare tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, sabato solo mattina, la domenica chiuso per riposo settimanale. In questa diretta parlo di argomenti che possono essere più o meno interessanti. Ovviamente oggi l'argomento del giorno ha a che vedere con la sicurezza stradale. Un abbraccio, un affetto, le condoglianze alla famiglia della giovane studentessa che ieri non ce l'ha fatta, è venuta a mancare dopo l'incidente avuto in Via Monti. Ovviamente dopo l'ennesima tragedia da genitore bambino, minorenne, ma comunque l'età era quella, si rimane basiti, si rimane impotenti davanti a un qualche cosa che tutti si spera non si venga mai toccati. In realtà i bambini, i nostri figli, poi mio figlio frequenta la stessa scuola della bambina, ovviamente oggi è una giornata che rimarrà indelebile come le altre giornate che in questi tempi abbiamo vissuto. Qualche mese fa un altro bambino, cos'è, via Algeri, qualche mese prima in via Bartolomeo Cannizzo, qualche anno fa, i bambini vittime. Io poi ho letto tantissimi post, mi sono astenuto dal commentare, spesso leggo che la colpa è degli automobilisti, la colpa è degli altri. Citando un famoso film per voler sdrammatizzare di Bisio, e gli altri chi? Gli altri siamo noi. Alla guida, il codice della strada cosa prevede? Intanto cominciamo a fare un po' di letteratura, ecco, chiamiamolo così. Il codice della strada prevede che oggi nei sistemi di automazione, quindi quando si guida, è possibile utilizzare dispositivi Bluetooth, è possibile utilizzare smartphone e quant'altro. L'importante è non staccare mai le mani dalla guida, mai distrarsi, bisogna essere sempre attenti in modo da che la soglia di attenzione non diventi bassa. Io faccio questa diretta da un anno e mezzo e passa, mi reputo una persona molto fortunata perché in vita mia credo di non aver mai avuto incidenti, eppure faccio queste dirette. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che oggi tutte le autovetture di nuova generazione hanno Bluetooth, dispositivi integrati, ma se non avete un'auto di nuova generazione, invece di utilizzare il cellulare in mano durante la guida, potete utilizzare i sistemi Bluetooth. Il consiglio è quello di non usarli assolutamente, però se proprio dovete, perché magari lavorate o quant'altro, utilizzate sempre dispositivi di sicurezza previsti nel codice della strada e mai togliere le mani dal volante e massima attenzione. La verità è che siamo tanti, la verità è che in città siamo credo 112.000 persone, abbiamo tantissime autovetture, leggiamo la statistica, 68-70.000 vetture, di cui la stragrande maggioranza sono in regola, ma moltissime sono sprovviste dagli assicurativi. Vero, c'è il fondo nazionale per le vittime quando non si hanno tagli assicurativi e quant'altro, però capite bene che meglio, la vecchia pubblicità diceva prevenire è meglio che curare, no? Per evitare le tragedie. Quindi bisogna avere massima attenzione, bisogna avere strade sicure, sicuramente via Monti nella fattispecie ieri evidentemente va tutto rivisto, evidentemente serve, non so fino a che punto a questo punto il senso unico, dato che praticamente non lo rispetta nessuno, vada bene. Ricordo che via Monti è una strada scassata, è una strada al buio, evidentemente servono più controlli. Qualcuno mi dirà, ah, ma non ci sono le forze dell'ordine, sono in numero inferiore al necessario. Ma a me risulta che molte altre città in Italia si fanno accordi con le associazioni di volontariato civico, con gli anziani, con i centri anziani, per mettere delle persone che, dove ci sono la presenza specialmente di scuole, prestano lavori socialmente utili.
Io non so in queste città se i percettori del reddito di cittadinanza, per fare un esempio, sono mai stati utilizzati a tal fine. Ho letto ogni tanto qualche comunicato stampa roboante, ma io poi leggo le cronache come tutti i nostri concittadini e allargo le braccia, perché purtroppo poi la realtà è questa. E cosa fare? Bisogna tutti insieme cercare di migliorare la nostra comunità, ripeto, siamo tanti e bisogna trovare delle soluzioni. Bisogna aumentare la sicurezza stradale. La sicurezza stradale può essere, ovviamente, tutto ai fini di legge. Mi dicono che dossi artificiali non se ne possono realizzare, va bene, nei punti cardine della città dove la viabilità è sicuramente la peggiore, bisogna trovare delle soluzioni. Ripeto, non ci sono vigili urbani, si trovino delle soluzioni alternative, che possono essere degli anziani che vogliono prestare il loro servizio, il volontariato civico, delle associazioni che possono prestare la loro utilità, il loro tempo libero. O si potrebbe utilizzare un'altra cosa che è prevista per legge, il baratto amministrativo. Il baratto amministrativo è quella legge che permette di utilizzare chi ha dei debiti verso gli enti locali, in questo caso il Comune di Siracusa, sottraendo quello che già sono le cose scadute, le cartelle d'aria scadute, e compensando i debiti verso il Comune con delle lavori socialmente utili. Anche qui è stato fatto qualche cosa, purtroppo no. Io oggi non voglio fare polemiche politiche, verrà il momento in cui presenteremo delle proposte e io spero, sono certo anzi, che ci saranno degli amministratori che vorranno portarle avanti. Ma sul fatto che via Luigi Monti sia un'arteria sicuramente di una nuova città cresciuta a dismisura, una delle arterie sicuramente più importanti, ma sia abbandonata a se stessa, ripeto, non dico nulla di nuovo, però è anche vero, e concludo, che siamo pericolosi noi alla guida. Io ieri sera sono uscito dal lavoro e a un certo punto ho fatto un giro largo perché dovevo andare a cenare, passando nell'incrocio tra viale Pica e viale Taracati. Io avevo il semaforo verde, arrivavo, non c'era nessuno al semaforo. Dal viale Taracati una persona, un ragazzo con lo scudo, uno di questi rider che devono, capisco anche i loro impegni lavorativi perché devono consegnare il prima possibile, mi ha attraversato col semaforo rosso. Fortunatamente io ho dei riflessi non indifferenti, non abbiamo evitato l'incidente. Ovviamente mio figlio era con me, mio figlio molto arrabbiato, però bisogna, io la lezione che do a mio figlio, ieri gliel'ho ripetuta almeno due volte, la precedenza ti tocca, ma ti devi accertare che gli altri te la diano. Quindi sempre massima attenzione al volante. E la sicurezza non è mai troppa. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao.